Quanto è stato sospirato e atteso, ma infine è arrivato il sì dell'Europa all'accordo che ora è realtà tra ITA e Lufthansa. Oggi chiudiamo positivamente una annosa vicenda, quella del vettore nazionale all'Italia e poi di ITA, che per 40 anni ha contraddistinto il dibattito anche nella pubblica opinione. E il ministro dell'economia Giorgetti in conferenza stampa a dare l'annuncio ufficiale: l'accordo ITA-Lufthansa è finalmente raggiunto dopo un durissimo negoziato durato un anno con un braccio di ferro con la Commissione europea, che infatti ha dato il suo via libera questa mattina ma solo a precise condizioni. Ecco cosa avverrà ora: Lufthansa potrà acquisire una quota di ITA pari al 41% pagando all'azionista di maggioranza, il ministero dell'economia, 325 milioni di euro. In una seconda fase, entro il 2033, la compagnia tedesca arriverà ad acquisire il 100% di ITA con un investimento totale di 829 milioni. Dopo l'operazione Team Netco andata in porto ieri, il governo oggi ne chiude un'altra importante, che Giorgetti saluta come la fine dell'epoca in cui i contribuenti hanno dovuto pagare. Soddisfazione anche dei tedeschi. ITA Airways, benvenuta al gruppo di Lufthansa, nella nostra famiglia, you know. L'Italia avrà migliori collegamenti e più concorrenza, assicura l'amministratore delegato di Lufthansa Sport, e chissà che non si rispolveri anche lo storico marchio Alitalia. Se ne parlerà, dice, ma al momento la priorità è far tornare ITA redditizia. E dunque vedremo ora come procederanno le due compagnie, tenendo conto dei paletti messi dalla Commissione europea e dalla commissaria Vestager, sempre attenta a tutelare passeggeri e soprattutto concorrenza. Le richieste precise saranno monitorate anche da un organo di controllo indipendente e devono risolvere tre punti critici. 1. La quota di mercato nello scalo di Milano-Linate è troppo ampia, quindi verranno ceduti circa 200 slot settimanali per garantire che almeno un altro vettore possa stabilirsi nello scalo. 2. C'è il rischio di monopolio su alcune tratte tra l'Italia e l'Europa centrale, e quindi anche qui almeno una o due rivali della Newco devono subentrare. 3. Bisogna ridurre la concorrenza nei lunghi voli da Fiumicino con destinazione Nord America. Anche qui si deve lasciare spazio alle concorrenti. Paletti a parte, sembra che si possa ora mettere un punto alla lunga saga della compagnia aerea italiana. La prima privatizzazione è datata 1996 con il governo Prodi. I commissariamenti, salvataggi infiniti costati oltre 10 miliardi di soldi pubblici, dai capitani coraggiosi per preservarne l'italianità alla ricca iniezione di risorse degli emiratini di Etihad, che non riuscì comunque a risollevarne le sorti. Nel mezzo migliaia di lavoratori lasciati a terra. Oggi anche i sindacati festeggiano.